Ciao ragazzi, buon anno, ben ritrovati in questo nuovo video, martedì 2 gennaio, quindi auguri di buon anno a tutti voi, e anche se voi ovviamente starete vedendo questo video un po' più in là nel tempo. Allora, di cosa vi parlo oggi? Ho scovato questo canale, Code All, dove ci sono un sacco di robe interessanti, ma obiettivamente mi piace anche il modo in cui questo tizio scrive codice, perché è molto simile a come lo scrivo io, no? E avevo visto questa paginetta dove lui va a creare un portfolio. Vi faccio vedere un attimo, ci sono 2000 animazioni qua. Vediamo se vi fa partire la pubblicità. No, ok. Vedete, ci sono tutta una serie di caratteristiche. Adesso, invece di farvi un video unico che durerebbe più di un'ora, ho deciso di farvi grosso modo questa schermata, ma farvela un pezzettino alla volta, divisa in 4-5 video, ok? Animazione del menu, animazione del logo, animazione dei testi e anche il typewriter sul testo, ok? Quelle robe lì. Tutto questo perché? Perché non voglio fare un video unico e tagliarlo, preferisco dividerlo in tot video. E in attesa comunque che il video su JavaScript superi le famose 1000 visualizzazioni, perché al momento siamo bloccati su poco più di 600 e come vi ho detto più volte la serie non proseguirà finché non ho superato il limite, il numero minimo che mi ero prefissato perché possa avere senso proseguire questa serie. Tra l'altro mi sembra che ah no, è uscita la lezione proprio oggi, è uscito il video Q&A dove rispondo un po' di commenti. Vabbè, detto questo comunque iscrivetevi al canale, andate ad aiutarmi a fare, seguite anche questa serie che durerà 4-5 episodi. Che è molto carina, obiettivamente l'ho già finita, quindi chiaramente so che è così. E lasciate i commenti, mettete like e sigla. Molto bene, allora per la realizzazione di questo esercizio, tanto mi sto aprendo sul tablet la schermata con il codice, così perdiamo meno tempo che ricordiamo la memoria, mi sono preparato ovviamente una struttura di partenza, come sempre abbiamo la nostra cartellina con un file index, una cartella JS con un file custom che ci servirà in un'altra lezione, una cartella IMG con dove metteremo le immagini che ci serviranno in un'altra puntata, anche questa, e il foglio di stile con lo style.css. Allora, nel foglio di stile soliti asset, box sizing, border box, margin 0, padding 0. Ho messo un bel Poppins come font family, come da video originale, background color, il colore del video originale, color dei testi e il bianco come nel video originale. Ovviamente video originale di cui vi lascio in descrizione il link. Allora partiamo dall'inizio, iniziamo con la nostra bella index. Nella parte di oggi voglio semplicemente fare il logo in animazione, ricordandovi che tutte queste animazioni, ad eccezione del typewriter, verranno fatte semplicemente con CSS e non con JavaScript. Allora andiamo a creare una bella header.header, quindi gli diamo una classe. All'interno di header andiamo a fare un marcatore A, ci mettiamo una classe e lo chiamiamo logo. Ovviamente qui sarebbe più utile a causa andare ad inserire un'immagine, ma noi andiamo tranquillamente a mettere un testo come da video originale. E se andiamo a ricaricare la paginetta abbiamo la nostra scritta portfolio e fin là non fa una piega. Ci spostiamo nel foglio di stile e nel foglio di stile richiamiamo la nostra class header che contiene il nostro logo e gli diciamo width 100%. Poi gli mettiamo un bel padding di 20 pixel sopra e sotto e un 10% destra e sinistra, quindi saltiamo proprio un contenitore e andiamo dritti al sodo di sta cosa qua. Poi andiamo a mettere un background color transparent, anche se in sto caso qua è abbastanza ininfluente anche per il video perché comunque non ci serve. Gli elementi sono già transparent di default e andiamo a definire, vediamo un po', display flex, perché poi andremo ad allineare il menu nel prossimo episodio. Andiamo ad aggiungere quindi un justify content con uno space between e poi andiamo a fare il solito align items center per allineare gli elementi in maniera corretta. Ok, fin qua ci siamo, benissimo, e quindi dovremmo poter vedere questo, ok, non fa una piega. Poi andiamo a mettere il tutto in position fixed, top 0, left 0. Vi giuro che mentre vedevo il codice che stava scrivendo il tizio sembravo proprio io, perché comunque ha una modalità di scrittura e di logica molto simile alla mia. Vabbè, voi direte giustamente, vabbè, ma quello è il codice. Ma in verità dipende anche un po' come scrivi e come decidi di utilizzarlo, quindi mi diverte sempre. Cioè, sembrava quasi che anche lui guardasse i miei video come stava scrivendo e il modo in cui metteva giù le cose. Vabbè,
ci sta, mi ha divertito sta cosa qua. Quindi andiamo a richiamare adesso la classe logo, che è il famoso link, e andiamo ad inserire un font size di 25 pixel. Colore FFF, perché? Perché il colore iniziale che abbiamo dato qua ovviamente andrà ad impattare su tutti i testi successivi, ma non sui link naturalmente. Quindi facciamo poi un text decoration none, e dovremo vedere un po' meglio, e un font weight di 600 sul nostro link, che è a 400. Vabbè, lui ha aggiunto un cursor default a noi non serve, perché obiettivamente è comunque un link e quindi il cursore c'è per forza di cose, e fin qua ce l'abbiamo. Quindi la logica dell'animazione adesso è quella di fare entrare, come nel video che avete visto, il logo da sinistra una sola volta al caricamento della pagina. Allora, per fare questo innanzitutto dobbiamo nascondere il logo, quindi lo andiamo a mettere in opacity 0, quindi il logo non si vede più. E poi andiamo a definire, attraverso animation, andiamo a definire un'animazione. Allora, questa animazione la chiamiamo slide right, perché stiamo arrivando, cioè andiamo verso destra. In un secondo di tempo, quindi facciamo 1s, ok, con un is, ok, e poi mettiamo un forwards, che è un forward, fa parte delle regole del animation still qualcosa, che non mi ricordo più, che poi possa essere aggiunto un delay eccetera, però insomma, in parole povere, quando io faccio forward l'animazione parte e arriva e lì si ferma. Se invece faccio backwards l'animazione parte, arriva e ricomincia da capo, quindi l'elemento una volta che è arrivato sparirebbe perché torna al punto di partenza. Ok, nel frattempo mi si è spento giustamente il tablet, perché sennò che gusto c'è. Allora, e fin qua ce l'abbiamo, ok, perfetto. Di qui non dovrebbe essere cambiato assolutamente niente. Adesso ci spostiamo di qua e in tutta questa area qua sotto andiamo a definire i keyframes per i singoli eventi che andiamo a gestire a livello di, facciamo un commentino qua, ok, andiamo a gestire a livello di animazione fatta con CSS. No, non così, grazie, perché fai così, grazie. Allora facciamo chiocciola keyframes e andiamo a richiamarlo, non ci serve altro. Allora si chiama slide right, l'abbiamo chiamato, sì, ok, perfetto. Ho visto che il tipo, per non sbagliare, facciamo un sacco di copia e incolla dei nomi anche delle classi, alla fine non è che c'ha tutti i torti, eh. Allora 0% gli diciamo di partire con l'opacity comunque a 0, come già è, e poi gli diciamo che l'opacity, quando siamo arrivati al 100%, deve essere a 1, quindi opacity piena, opacity 1, quindi si veda l'elemento. Andiamo invece adesso a definire a tutti gli effetti quella che è l'animazione. Facciamo un transform translate x, ok, e gli diciamo che vogliamo che l'oggetto sia a meno 100 pixel. Poi facciamo un transform translate sempre x e gli diciamo che l'oggetto deve arrivare a 0. E questo è quanto, sì, mi sembra che non c'è nient'altro, lì siamo a posto, animation, slide, right, l'abbiamo fatto, un secondo e compagnia bella, ok, top. Se vado a caricare non succede una mazza, perché non succede niente? Perché ho dimenticato una S, ok, non male, perché l'avevo cancellato prima, quindi se andiamo a fare così, vedete che il mio testo arriva puntualissimo. Ok, questo per quanto riguarda il primo episodio. Come avete visto di là, ok, nella demo originale avremo tutta una serie di oggetti. La prossima lezione, tra virgolette il prossimo episodio, facciamo il menu con le voci che appaiono una dopo l'altra dopo che si è caricato il logo, ok, e andiamo avanti così per i prossimi 4-5 episodi. Questo è quanto ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio, noi ci vediamo alla prossima e ricordatevi sempre di supportare la serie su JavaScript, così che possiamo fare la seconda lezione, ok? See you next time guys!